Parliamo del grano, uno dei cereali più consumati al mondo e fin dall'antichità una delle principali fonti di cibo dell'uomo. Lo possiamo trovare in chicco o più comunemente sotto forma di farina o semola. Io sono Maurizio Musano e qui sul canale parliamo degli alimenti vegetali. Storia, proprietà, benefici, curiosità, modalità di utilizzo in cucina. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, benvenuti in questo primo video del 2022. Dicevamo, il grano. Ne parliamo dopo la sigla! Dobbiamo subito fare una distinzione. Il grano si divide in grano tenero e grano duro. Nel corso del tempo molti studiosi hanno provato con difficoltà a dargli un'età ed un luogo d'origine. Le conclusioni a cui sono arrivati sono che con molta probabilità risale all'epoca preistorica, addirittura prima della scoperta del fuoco, e che il grano tenero dovrebbe essere originario del Medio Oriente, mentre quello duro dell'Africa centro-orientale, nella zona dell'Etiopia. Inizialmente l'uomo si limitava a raccogliere il grano selvatico, ma ben presto cominciò a coltivarlo perché si accorse che era più vantaggioso di altri vegetali, visto che era molto nutriente e più facilmente conservabile. La diffusione delle prime coltivazioni verso l'Europa fu abbastanza veloce, prima in Grecia, intorno all'8000 a.C., per poi arrivare con le varie invasioni in Italia, Francia, Spagna e Germania. Il grano apporta circa 320 calorie ogni 100 grammi, è ricco di carboidrati complessi che forniscono energia a lungo termine, ha un contenuto proteico che varia a seconda della varietà, mentre i grassi sono presenti in quantità ridotte. Per ciò che riguarda le vitamine, troviamo la A, quelle del gruppo B e la E. Mentre tra i minerali troviamo lo zinco, il selenio, il potassio, il calcio, il magnesio e il rame. Recentemente il grano e i suoi derivati sono stati spesso accusati di essere un cibo povero, con proprietà quasi esclusivamente ingrassanti, ma invece al contrario lo possiamo considerare a tutti gli effetti un valido alleato contro il sovrappeso perché offre un aumento del senso di sazietà. Ma non solo! Basti pensare che il mondo scientifico promuove la dieta mediterranea come una delle più sane al mondo. E guarda caso, il grano ne è uno dei pilastri insieme alla frutta e alla verdura. Ed ha naturalmente diversi benefici per il nostro organismo. Innanzitutto, grazie alle sue proprietà nutrizionali, stimola le difese immunitarie, le sue fibre aiutano le funzioni intestinali e hanno un effetto prebiotico perché favoriscono lo sviluppo e la crescita della flora batterica. Oltre a questo, riducono il rischio di ipertensione e problemi cardiovascolari. E sempre le fibre rallentano l'assorbimento degli zuccheri, controllando il livello della glicemia. È in grado di ridurre il colesterolo cattivo e aumentare quello buono, fornisce calcio che è indispensabile per le ossa. E poi il contenuto di magnesio svolge un ruolo importantissimo per la funzione muscolare. Contiene diversi antiossidanti che insieme alle vitamine A ed E contrastano l'azione dannosa dei radicali liberi, apporta anche cromo, manganese e molibdeno, che sono degli oligoelementi ritenuti indispensabili per le normali funzioni dell'organismo, e infine il suo consumo è consigliabile in gravidanza, in chi pratica sport e in tutti quei casi in cui si svolgano lavori dall'alto dispendio energetico. Il grano ha ben due primati, è il cereale più coltivato e più consumato al mondo. La sua pianta è resistente, adattabile a diversi ambienti, tanto da essere presente in tutti e cinque i continenti. D'altronde la sua coltivazione è semplice, di resa elevata, ed il chicco si conserva a lungo ed è facilmente trasportabile. Pensate che la sua coltura occupa ormai più della metà dei terreni arabili nel mondo, portando la sua produzione a quasi 700 tonnellate annue. I cinque maggiori produttori mondiali sono Stati Uniti, Russia, Cina, India e Francia, ma anche l'Italia, grazie al suo clima favorevole, è un produttore importante. La produzione del grano tenero,
si concentra prevalentemente al centro-nord, mentre quella del grano duro al centro-sud, in particolare in Puglia e in Sicilia. Viene seminato ad ottobre-novembre e raccolto a giugno-luglio. Come abbiamo visto in apertura, possiamo trovare il grano in chicco e sotto forma di farina o semola. E abbiamo anche già visto che esistono due tipi di grano, quello tenero e quello duro. Dal primo si ricava la farina, che è più usata nella panificazione, in pasticceria e per la produzione di prodotti da forno come la pizza, le focacce, i crackers, i biscotti o le torte, mentre dal secondo si ottiene la semola, che è impiegata maggiormente nella produzione della pasta secca industriale, anche in alcune preparazioni tipiche come il pane di Altamura o le orecchiette. È importante sapere che la farina di grano tenero non è tutta uguale e ce ne sono diverse tipologie. La 00 e la 0, molto raffinate e povere di micronutrienti, la 1 e la 2, meno raffinate e più nutrienti, e infine l'integrale, che è il tipo più ricco di fibre, vitamine e minerali. Logicamente quest'ultima versione è quella che dovremmo preferire nelle nostre ricette, ma se proprio non piace la consistenza o il gusto dell'integrale, possiamo anche scendere alla 2 o al limite alla 1, cercando di evitare la 0 e la doppio 0. Nonostante il grano sia una buona fonte proteica, manca di due amminoacidi essenziali, ma questo non è assolutamente un problema. Infatti la saggezza popolare e la natura ci hanno messo al riparo da questa carenza, andando a creare piatti tipici come la pasta con i fagioli. Sarà sufficiente abbinare legumi e cereali per creare una proteina molto simile a quella della carne. I chicchi si possono usare come tutti quanti gli altri cereali per creare delle buonissime minestre, zuppe o insalate, ma vengono utilizzati anche in diverse ricette tradizionali. In particolar modo nel sud Italia, dove c'è l'usanza di inserire il grano cotto in diverse preparazioni dolci, come nel caso della pastiera napoletana o della cuccia siciliana. Entrambe contengono la ricotta, ma niente paura, perché si può sostituire tranquillamente con una versione vegetale. Fatemi sapere nei commenti se mangiate il grano, se vi piace, come lo mangiate, se magari avete una vostra ricetta che lo ha tra gli ingredienti. Se volete sostenermi per far crescere il canale, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like, condividete il video con i vostri amici e sentiamoci nei commenti qui sotto. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo nei prossimi video!